Buonasera a tutti, il sole congiura contro una parte della platea. E io ringrazio voi, ringrazio la festa, ringrazio i tanti volontari che consentono questa festa e questa straordinaria dimostrazione di solidarietà, di iniziativa politica che ogni anno si ripete. A beneficio nostro e della società italiana. Grazie. Ora, noi siamo qui a discutere di, un, di una persona che è importante per noi, per la nostra storia. E siamo qui a discutere con Sergio Cofferati, con Rosi Bindi, con Pierluigi Castagnetti e con Alberto Melloni, che è uno storico molto, molto competente di queste cose. Io. Avrei intenzione di procedere in questo modo. Io mh, volevo dire due parole, poi darò la parola per un ricordo di Dossetti o per un'attualizzazione di Dossetti a, a tutte queste persone che sono qui nella, mh, sul palco. Li pregherò di contenersi in 7, 8, 9 minuti per poi consentire un secondo giro dove magari mi permetterò sulla base delle cose che hanno detto di fare una domanda possibilmente un po' provocatoria a ciascuno di voi. Dossetti, per eh, insomma voi lo sapete meglio di me, nome di battaglia Benigno, Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Reggio Emilia. Vice segretario della Democrazia Cristiana, protagonista della Costituzione, animatore della Commissione dei 75, artefice delle mediazioni più importanti e meglio riuscite della nostra Costituzione, anima critica, idealista, rivoluzionaria della DC del dopoguerra. Tanto irrealistiche erano le sue proposte politiche nello scontro con De Gasperi che più volte si è dimesso nel, dal suo incarico del partito, fino a lasciare la politica nel 1951, per intraprendere la strada religiosa. Parlò allora di due piani, il piano della politica e un piano spirituale, quello della costruzione, del rinnovamento della Chiesa e del mondo. Allora quasi nessuno lo capì, qualcuno pensava che era un alibi per scappare. Poi venne il concilio e qualche filo si riannodò. Fondò una comunità monastica a Montesole, in un luogo dove si poteva pregare Dio più da vicino, ma anche il luogo della terra dove si era stato commesso il, del il delitto per lui più atroce, più indicibile: lo sterminio di un intero paese, bambini, donne comprese, tutti compresi, all'interno di una chiesa e lì fu sepolto, anche lui. Vole... Il suo ritorno alla politica negli anni 90, poco prima della morte, avvenne in una circostanza particolare, quando capì che la Seconda Repubblica stava mettendo in discussione i fondamenti della Costituzione. Io non credo, poi lo diranno i nostri interlocutori, se è vera questa mia supposizione, io non credo che era soltanto... Perché si stava mettendo in, avviando una procedura di revisione costituzionale. Secondo me lui avvertiva che i principi giuridici, economici, la filosofia, l'ideologia della Seconda Repubblica era contro la Costituzione italiana. Noi siamo tutti indegni eredi di, de, di Dossetti. Senza Dossetti non saremmo qui, non, so, non solo di Dossetti, naturalmente. Mi permetto una digressione. Quest'estate abbiamo. Ci siamo un po' allargati con l'unità nelle commemorazioni di De Gasperi e di Togliatti e abbiamo guadagnato tante critiche. Noi siamo stati molto provocatori, perché sostanzialmente gli abbiamo dato la tessera del PD. Io, però, diciamo, questa, questa provocazione la rifarei, perché secondo me il PD deve contraddistinguersi proprio per il suo senso della storia. Proprio ora che siamo di fronte a un grande rinnovamento, che questo rinnovamento è necessario, evidente, che ci troviamo di fronte a un mondo completamente diverso, dove mm, è difficile tracciare un filo di coerenza ideologica con il passato. È proprio per questo che dobbiamo avere un diverso rapporto con la storia. Il PD è il partito della Costituzione o non lo è? E io penso che invece ci sia un tentativo di varie culture politiche, liberali, azioniste, e anche un po' quel nichilismo di fondo che ispira il cosiddetto nuovismo: che invece vogliono eliminare le radici dalla storia del PD, la storia dei comunisti italiani. Sarebbe possibile il PD senza la storia del comunismo italiano? Sarebbe possibile il PD senza la storia del cattolicesimo politico? E sarebbe possibile il PD senza quella, quella particolare forma politica, quella, quella particolare forma della politica cristiana che è stata l'esperienza di Dossetti. Io penso che non, non saremmo noi se non avessimo queste cose. Dossetti fu un fautore di una forma politica democratica. Fuori dall'orizzonte della difesa della riforma cattolica, che era un po' l'orizzonte anteguerra, fu un politico laico, ma continuamente, costantemente legato all'ispirazione di fede, come noi oggi non abbiamo uguali, non immaginiamo, tanto che qualcuno lo chiama ancora integralista. Eppure Dossetti esultò alla vittoria laburista del 1945, disse che era una vittoria del lavoro, della solidarietà e della democrazia, quando tutti i moderati e i conservatori del mondo tremavano perché Churchill era stato mandato a casa. Io penso che Dossetti ovviamente è stato anche sconfitto e, ed è difficile dire oggi che, so, che non avesse ragione De Gasperi sulla Nato e sull'Alleanza Atlantica. Dossetti però ci ha insegnato, e penso che questo resti come insegnamento, a non considerare immutabili le divisioni del mondo in blocchi contrapposti o in rigidi schemi che in un certo momento ci sembrano immutabili. Quel suo oltre il piano politico era una riserva critica che voleva avere un valore storico, non un antagonismo fino a se stesso. Dossetti fu il grande sostenitore dell'idea di persona. Non è l'individuo il presidio di libertà da preservare di fronte all'invadenza dello Stato, è la persona nella sua capacità relazionale, mondi vitali, famiglia, comunità, civismo, sindacati, partiti. Dossetti è un politico, un giurista, che ha sottoposto ad una critica profonda, radicale, sia l'ordinamento degli Stati totalitari, che quello degli stati liberali è una bestemmia oggi, naturalmente questo è anche il frutto del lungo corso della dottrina sociale della Chiesa, ma il suo assillo era la finalità dell'ordinamento. L'ordinamento non può avere come scopo unico il mantenimento di se stesso. È l'idea della costituzione come sfida permanente, come programma per superare le contingenze storiche era forse il punto che lo avvicinava di più ai comunisti. Io penso che è un'idea utile al PD di oggi. Io penso che noi siamo molto debitori del formalismo giuridico in un momento di... in cui abbiamo conosciuto conflitti di interesse, conosciamo all'opposto dei populismi. Il formalismo giuridico naturalmente è un insegnamento che mh, ci aiuta a tenere la coerenza del diritto, ma senza un'idea de del fondamento del diritto, come qualcosa che va oltre l'esistente, io penso che non esisterebbe il PD. C'è solo la resa senza un'idea progressiva, una, una spinta a rendere i valori di uguaglianza, di solidarietà sempre più effettivi. Io penso che. Sarebbe come mh, trasformare l'agenda Monti in un'ideologia, certificare che la politica è out, accettare l'impotenza, l'esclusione. Io penso che questa sia veramente la ragione della crisi di oggi. L'impotenza della politica è all'origine della crisi, della sfiducia, del blocco, dell'antipolitica, non è il contrario. Infine un ultimo spunto, e poi io mi. Quieto. È una questione che riguarda i cattolici italiani. Dossetti è stato un maestro per tanti, è stato naturalmente più volte, a più riprese, metabolizzato, digerito. I suoi insegnamenti hanno prodotto diverse scuole. Persino Forlani era a Rossena, giovane, forse in calzoncini corti, il giorno dell'addio dell di, di Dossetti. Però oggi c'è uno scarto tra i cattolici e lo Stato, tra i cattolici democratici e la Chiesa, tra i credenti e questo fondo di società impaurita, agnostica, scettica. Io credo che questo vuoto può essere colmato solo da un passaggio un po' spericolato, di un incontro per i credenti almeno, tra la politica e la riserva escatologica, tra la domanda di senso e un pragmatismo creativo, tra il bilanciamento dei poteri nella città dell'uomo e il rinnovamento della nostra vita nella Chiesa, che è la città di Dio, sia pure un pochino diciamo, precaria e non definitiva. Integralista, diceva Adossetti. Noi rischiamo invece di essere monadi, afoni, incapaci di creatività, il PD è oggi sulla base dei sondaggi il primo partito dei cattolici italiani. Io penso che questa è una responsabilità. Ma bisogna riproporre una nuova funzione nazionale nel tempo della crisi e delle solitudini dell'uomo perché questo sta diventando un'emergenza politica e sociale. Tanto potranno fare anche dieci todi. Un partito di ispirazione cristiana non nasce, non nascerà più né una DC in formato mignon né una DC in formato grande. Io mi auguro che i credenti del PD aiutino il PD ad affrontare il progetto di governo senza quella dipendenza dalla destra e dal liberismo che purtroppo ha segnato una parte importante di questo ventennio. Mi auguro davvero che i cattolici del PD non siano soltanto un presidio moderato, una, una mediazione un po' più tenue della eh, media propensione al cambiamento del PD, perché allora veramente non servirebbero a nulla. Io procedo, do la parola a Melloni per primo. Grazie. Grazie. Ehm... Io Sono molto grato alla festa per aver fissato questo appuntamento. Quest'anno cadono il cinquantesimo del Concilio, quello di Marilyn Monroe e il centenario di Dossetti e ciascuno, come vedete, ha avuto il suo posto eh, nelle cose, le proporzioni parlano chiaro. <coughs> Parlare di Dossetti è una cosa un po' pericolosa perché Dossetti spesso è stato usato, quand quando era vivo, quando faceva politica, quando ha smesso e dopo, è stato usato come una specie di fragranza. Un deodorante che si spargeva nell'aria per mettere un po' di profumo buono, specie dove la puzza era piuttosto malsana e maleodorante. Dossetti, di cui quest'anno, l'anno prossimo, il 13 di febbraio, ricorre il centenario della nascita, è un uomo che ci parla molto, anche se ci parla da un altro mondo. Ci parla, è un'espressione di da Davide Sassoli che mi è molto cara. Ci parla di un tempo. Diceva lui facendo un titolo a Modena: il tempo di quando i cattolici non erano moderati. Noi un po' ci siamo abituati a quest'idea quest che l'unico problema, l'unica funzione del cattolicesimo è quella di aggiungere moderatismo o frenare l'uno o l'altra cosa. No, non è sempre stato così, diciamo. Non è sempre stato così. E Dossetti non è stato per nulla un, eh, un, eh, un moderato e non lo è stato in nessuna delle tappe della sua, eh, della sua vita, anche se forse l'espressione tappe è una di quelle da mettere in discussione. E in realtà le cose che Dossetti ha smesso di fare sono pochissime. Sono pochissime. Ha fatto il eh, giurista, il canonista, privatista, matrimonialista. E non ha mai smesso di fare quella cosa, quella cosa lì. L'interesse canonistico è durato fino a battaglie di cui noi oggi vediamo pochissimo il peso, ma che sono state epocali, come quella contro la Lex Ecclesiae Fundamentalis all'inizio degli anni 70, quando Paolo VI voleva fare una specie di costituzione per la Chiesa che secondo lui e secondo altri avrebbe rappresentato una grande bestemmia del Vangelo. La battaglia contro la Lex, vinta contro Paolo VI. Fu gestito in modo squisitamente politico, come va sempre fatto, mai cercando di arretrare su circoli stretti di persuasione, ma sempre affrontando il problema del consenso a viso, eh, a viso aperto. In quel caso si trattava di, una, di un dossier mandato a tutti i vescovi del mondo, a quell'epoca erano circa 2.400, da quello che si sa sono stati 1.800 quelli che l'hanno firmato e rispedito. Eh, indietro. Oltre a questo è stato un uomo di consacrazione, ha fatto i voti a 18 anni con Donino Torreggiani in questa città, poi li ha rifatti con il padre Gemelli a Milano, poi li ha rifatti nel 1955 con Lazzati, poi li ha rifatti nel 1956 con eh, Lercaro. Non è un uomo che ha cominciato da vecchio a diventare credente, ha cominciato da piccolo, da molto, da molto piccolo e anche quello non l'ha mai smesso. È stato un uomo che ha avuto una passione politica e una capacità di trasmettere passione politica impressionante. E lui da, sì, da anziano racconterà mille mille volte la favola della casualità. Che lui non voleva fare niente, non gli interessava niente. Lui era là a Milano che studiava il Senato Consulto, gli andava benissimo così. È stato Pignedoli che l'ha preso in macchina l'ha portato al congresso della DC ed è diventato vice segretario senza neanche conoscere De Gasperi. Se De Gasperi cioè questo è vero perché se l'avesse conosciuto non se lo sarebbe mai preso eh, a bordo. Questa è l'unica parte vera del racconto. Il resto, però, rappresentava una cultura e gruppi di gente che in otto. A casa del professor Padovani, nel 1942, appena più XII apre uno spiraglietto piccolissimo per dire che forse l'anticomunismo e il fascismo non sono gli unici ingredienti su cui i cattolici possono pensare, si mettono a pensare all'Italia di domani, prima ancora che tutto debba finire. Neanche questa passione politica finisce mai. Credo che abbia ragione Don Gianni Bacetbozzo, che è stato un suo discepolo, eh, nel considerare il ruolo di Dossetti come decisivo nella caduta di Berlusconi, perché quando nel 94, forse vi ricorderete, il ministro leghista Francesco Speroni, quello con le giacche colorate che si firmava così, incominciò a parlare di toccare la Costituzione, lui, che della Costituzione era un ipercritico, perché considerava che nella seconda parte avevano fatto dei pasticci, dei pasticci moderati. Lui che lo considero un ipercritico non si mette a fare la difesa della Costituzione, ma a fare la difesa dello sviluppo della, della Costituzione. E poi rappresenta nel corso di tutta quanta la sua, eh, la sua vita un grande attore della riforma della Chiesa. Anche questo in un rapporto di, dinamico mo, molto stretto fra autoriforma e riforma della Chiesa. fra... Eh, in, la, la capacità di indossare abiti di penitenza e il disegno di una grande riforma della, della Chiesa, nella quale a un certo punto si trova ad essere un eh, protagonista al concilio, eh, al concilio Vaticano II. Bene in, in, in tutto questo eh, Dossetti mi sembra rappresenta un grande tesoro di questo paese, eh, di, di tutta, spero del PD, ma penso di tutta quanta eh, l'Italia perché rappresenta la, la convinzione, la forza di eh, un'integrità di vita portata all'interno della, della scena pubblica e soprattutto una cosa di cui oggi noi forse sentiamo un po' meno il, eh, il peso ma che è molto, è molto significativa, cioè il rifiuto della paura. Nel 1948 Dossetti non si vuole candidare alle elezioni. Eh, Mm, ha deciso che la sua battaglia politica eh, non è realistica, è semplicemente stata sconfitta dalle forze moderate come è accaduto sempre nella storia italiana dal 1861 a lì e come accadrà dopo se non per una breve finestra eh, del centro-sinistra di Fanfagna e di <coughs> Moro. È convinto che lì eh, ci sia una cosa insuperabile, è convinto che ci sia un atteggiamento delle autorità ecclesiastiche che ritroverà intatto nella battaglia di Camillo Ruini contro Prodi ed è convinto che non ci si debba candidare. Il Papa lo obbliga a candidarsi. E lui scrive una letterina a Piccioni molto interessante, nella quale dice una cosa che sembra una specie di racconto: capita varie volte nella sua prosa della storia, della storia futura nell'attuale situazione interna e internazionale, nella complessità delle esigenze, nelle possibilità che il nuovo ritmo della vita europea implica, non si può dare un significato una funzione solida e stabile al partito, non si può salvare il paese, assicurare la ricostruzione e l'ordine, sviluppare una politica estera valendosi come unico strumento della paura anticomunista. Ci vogliono delle idee e dei propositi ricostruttivi perseguiti con lucidità e fermezza, pur quando le circostanze esterne possano costringere a momentanei rinvii di attuazione. E lui dice che eh, per molti il, il rifiuto del comunismo è l'unico contenuto della politica e non può comportare a un'involuzione politica e sociale il ritorno del fascismo non decorativo ma sostanziale. È un testo impressionante perché quando nel 1994 Berlusconi suona il pulsante dell'anticomunismo, quel pulsante ancora risponde. E quello che manca al Paese in quel momento è la percezione, non che quel pulsante fosse buono o sbagliato, ma quello che quel, la, lo schiacciare quel pulsante avrebbe, avrebbe comportato. Io non so quanto eh, possa essere ancora utile. Eh, al PD la lezione d'ossettiana, però ho guardato con, un, con un certo, eh, perplessità, una certa perplessità eh, questa estate di grandi nostalgie eh, de Gasperiane, eh, mh, figura che si distingueva da Dossetti non per degli aspetti caratteriali o per degli aspetti alla fin fine ricomponibili in maniera facile, ma si distingueva per un approccio fondamentale, per una questione solida e sottostante che alla fine sta nel fatto che. Eh, Dossetti di eredi in politica non ne ha avuto, De Gasperi l'ha avuto e De stato Andreotti gli poteva andare meglio. E, mh, il, il punto che rimane vero, secondo me, è quello, è, è quello lì: cioè come l'integrità delle persone possa avere un significato nella scena politica. Noi oggi ab abbiamo una grande facilità a denunciare il populismo, il populismo non è una, un fungo che cresce ovunque, ha bisogno di un sostrato, ha bisogno di premesse che purtroppo questo paese ne ha tante. Bene. Sergio Cofferati. Parliamo di una persona assolutamente fuori dal comune, ed è giusto, oltre che utile, cercare di vedere come faceva adesso anche Alberto, che cosa dell'insegnamento di Dossetti è riproponibile oggi e soprattutto che valore hanno alcune delle sue straordinarie intuizioni, detto appunto di questo carattere fuori dalla norma e delle sue capacità. Pensate per un attimo a, al suo ritorno in politica all'inizio degli anni 90, quando scelta di grandissimo coraggio e scelta straordinaria per una persona che si era isolata ed estromessa volutamente dalla politica attiva per lunghissimo tempo. Quando lui apre la discussione sui rischi della Costituzione l'incredulità è molto vasta perché eh, non solo quei pericoli erano sottovalutati ma c'era la tendenza diffusa a credere che la crisi della Prima Repubblica e la nascita della Seconda, addirittura avessero in sé elementi progressivi. Certo, vince un soggetto nuovo, non eh, figlio di un'idea e di un radicamento della politica tradizionale. Eh, il governo ha questa composizione strana, dove ci sono forze assolutamente inedite rispetto alla storia della rappresentanza, però. Non c'è da preoccuparsi, questa è l'idea che corre. E Dossetti invece si preoccupa, e come? E intuisce molto prima di altri, ed ha una funzione importante di stimolo, che i pericoli non riguardano soltanto gli atti possibili di uno schieramento, ma la messa in discussione dei valori fondamentali, quelli ai quali lui aveva contribuito perché venissero codificati e che addirittura, come ricordava Alberto, considerava in qualche caso limitativi da correggere, da migliorare. Capisce invece subito lui, molto prima di altri, che c'è il rischio di perdere anche quegli ancoraggi che si davano per scontati. E non è un caso che l'opposizione che lui inizia, che poi per la verità si allarga, un ruolo importante in quella circostanza l'avebbe anche... Oscar Luigi Scalfaro, per fare un altro esempio, tra chi aveva partecipato alla costruzione della Costituzione e, e la vedeva messa in discussione. Avevano loro qualche elemento di valutazione in più rispetto agli altri? Forse sì, era la loro storia, la loro cultura. Ma c'è soprattutto eh, la capacità di valutare i comportamenti degli altri e i rischi di derive come quelle che lì erano iniziate. Ora, se la Costituzione non è stata alterata formalmente, dal punto di vista materiale qualche, qualche perplessità è giusto averla, ma se non è stata alterata formalmente è grazie a quel fronte che si crea prima tra l'incredulità di molti e poi invece con il consenso e la partecipazione di molti. È il suo ultimo atto politico, ma secondo me non è meno importante del contributo che lui aveva dato alla scrittura della carta costituzionale. Anche nella scrittura c'era un elemento di eh, novità per l'epoca, ma anche di contraddizione con la sua stessa famiglia culturale, prima ancora che politica. L'idea che Dossetti ha del lavoro e del rapporto tra la codificazione del valore lavoro dentro la carta. Il primo articolo in particolare, oggetto di grandi discussioni, ma che ha trovato, non casualmente, in Dossetti e in altri che avevano la stessa sensibilità di cultura e di area cattolica, una codificazione che nemmeno la cultura social comunista era stata in grado di immaginare. Non perché la cultura social comunista non avesse attenzione per il tema lavoro, ma lo vedeva piantato nel contingente, molto legato a dei modelli. Il primo articolo della Costituzione italiana è un articolo modernissimo scritto allora che vale ancora oggi, perché ha guardato avanti nel tempo e ha dato la giusta collocazione al rapporto tra le istituzioni e il lavoro. E non è un caso che ancora adesso abbia tante, tanti apprezzamenti critici lontani da noi e anche tanti tentativi di imitazione. Dunque, anomalie, anomalie che soltanto la curiosità e la capacità analitica di una persona come lui potevano produrre. Io poi ho ritrovato nella mia privatissima esperienza, privatissima no, sono esperienza pubblica però, eh, nell'attività di amministratore ho ritrovato Dossetti. Il libro bianco che Dossetti scrive per i cittadini e le cittadine bolognesi alla metà degli anni '50, quando si candida contro Dozza. E si può dire tranquillamente, senza tema di essere smentiti, gli argomenti della sua campagna elettorale erano di straordinaria modernità, così in avanti e nel tempo che non trovano il consenso che meritavano. Se voi guardate a come Dossetti concepisce il rapporto tra uno dei tanti livelli istituzionali, amministrativi, il comune e i cittadini, c'è. Molta della cultura che soltanto decenni e decenni dopo ha cominciato ad attecchire, l'idea dei quartieri, il decentramento amministrativo, lì è definito con precisione, ma soprattutto sono importanti le ragioni per le quali Dossetti dice che la politica e le sue forme di rappresentanza istituzionale devono parlare con le persone per uscire da uno schema che invece era molto caro alla cultura social comunista di delega e di esercizio della delega senza livelli di mezzo. Sono eletto, rispondo agli elettori, ma soltanto ed esclusivamente al prossimo giudizio, nel mentre c'è solo la mia responsabilità. Questo schema elementare ha funzionato per molto tempo, viene contestato duramente da Dossetti e ha ragione Dossetti. E il rallentamento o la crisi della politica non diventa dirompente nel corso dei decenni successivi laddove il rapporto tra i soggetti della rappresentanza, gli eletti e gli elettori sono aiutati da luoghi intermedi. E questa dimensione del corpo intermedio è una parte importante della cultura italiana. Noi non abbiamo avuto, ad esempio per quanto concerne i rapporti tra le persone, i cittadini e le cittadine e gli andamenti dell'economia, i cicli della crisi, non abbiamo mai avuto tensioni esplosive, tensioni dirompenti perché come sede, luogo della rappresentanza e della mediazione i corpi intermedi hanno funzionato. Corpi intermedi di varia natura, da quelli di rappresentanza sociale a quelli appunto di rappresentanza istituzionale. Dossetti lo concepisce all'inizio degli anni 50, quando nessuno, nemmeno di quelli che avevano funzioni istituzionali delegate in quel momento, ha un'idea che possa assomigliare a questa. I quartieri e le consulte, consulte che dovevano riunire. Tutte le varie forme di rappresentanza, dai sindacati alle associazioni imprenditoriali alle organizzazioni di volontariato, che allora non avevano il peso e la diffusione di oggi, ma che già esistevano. Un modello di straordinaria attualità che non viene praticato per intero, anche se chi poi vince le elezioni a Bologna, in verità, l'idea dei quartieri la fa propria e progressivamente la realizza. Adesso parlare di queste novità. Anzi, definire le novità in una condizione nella quale sono diventate e sono state oramai per lungo tempo parte eh, della nostra vita, della nostra esperienza, di tanti di noi, eh, dell'esperienza politica o istituzionale, può sembrare addirittura una forzatura e, e un espediente atletico, ma non è così, provate a pensare, chi di voi ha l'età per poterlo fare, al 1955-56 e immaginare nel mondo di quel tempo... Un'idea di delega della rappresentanza, di cessione della sovranità. Noi siamo oggi a discutere di come cedere la sovranità nazionale verso l'Europa. Dossetti stimolava le istituzioni alla cessione di sovranità in un luogo piccolo che poi progressivamente avrebbe portato, se realizzato per intero, anche ad altre più consistenti idee di trasferimenti di funzioni di competenza. Ehm, sono insegnamenti ancora validi? Secondo me sì. Non, so, non erano moderni soltanto allora, lo sono ancora oggi, anche se ovviamente l'idea va corroborata da scelte e da comportamenti che siano corrispondenti alle condizioni attuali. Poi in mezzo c'è la sua storia, la sua storia eh, e il suo coraggio, però di questo potranno dire di gran lunga meglio di quanto possa farlo io. Eh, gli altri ospiti, l'ha già fatto Alberto, ma lo faranno anche Rosibindi e Castagnetti. Però pensate a come una persona eh, riesce a introdurre nel dibattito politico, sempre con molta ritrosia per l'assunzione di responsabilità, e già questo oggi appare in controtendenza visto che c'è la propensione invece a cercarle abbastanza indistintamente queste responsabilità, come riesce ad introdurre ipotesi che appaiono così lontane dalla possibile realizzazione e nel contempo a stare in luoghi eccentrici rispetto a dove poi quelle cose potevano essere oggettivamente realizzate. Eh, la sua breve e iniziale esperienza politica, la lunga astrazione la scelta, scelta dell'appartenenza eh, religiosa che viene portata fino all'estrema conseguenza di diventare sacerdote, il ritorno in politica in un modo abbastanza anomalo, non chiede nulla, si ripropone come persona che conosceva quelle cose le vuole difendere sulla base di ragionamenti che rende espliciti intorno ai quali cerca consenso, ma senza obiettivi di collocazione di nessun genere, se non quelli di dare un senso compiuto all'idea di politica, cioè di servizio verso gli altri. Io credo che la rilettura delle sue scelte, delle sue indicazioni, anche quelle che hanno trovato meno consenso all'epoca, sia molto importante oggi perché è piena di contenuti di straordinaria attualità, in una fase nella quale la politica ha le difficoltà che tutti conosciamo. Il rapporto tra i rappresentanti, gli eletti e i cittadini è vitale per far riacquistare credibilità alla politica e per ridare anche un'idea di partecipazione che non sia astratta, non sia soltanto evocata, ma si basi su elementi concreti. Pensate all'ipotesi di quelle consulte la messa insieme dei corpi intermedi di carattere sociale che contribuiscono a dare vigore ai corpi intermedi di carattere istituzionale ne abbiamo bisogno anche oggi stiamo discutendo di come superare le province bene, ma si può immaginare che il superamento di un livello istituzionale avvenga senza che vengano ricollocate funzioni, ma soprattutto senza che il rapporto che veniva garantito Bene o male, intenso o lasco, da parte di quei livelli istituzionali non venga riallocato? Non può essere questa un'occasione per rilanciare un'idea di partecipazione e dunque per dare consistenza ad, una, ad un tessuto che invece purtroppo si era refatto come quello del rapporto tra i cittadini e le varie forme della rappresentanza politica istituzionale? Lì c'è tutto. Erano state immaginate queste soluzioni e gli effetti positivi di queste soluzioni oltre 50 anni fa. Dunque lì occorre tornare ed è molto importante che si ridiscuta, ma non per ragioni che attengono al rito. C'è un anniversario, allora ritorniamo a ricordare, o magari per compensare qualche eccesso nel ricordo di altre scadenze recenti. No. C'è un'esigenza concreta che risponde al merito ed è il pensiero politico di Dossetti. Ed è il comportamento nella rappresentanza istituzionale politica di Dossetti. Sono entrambi valori che io penso abbia fatto bene il Partito Democratico a riproporre nella discussione di stasera. E spero che questa discussione prosegua nelle forme possibili anche dopo, senza nessun cedimento alle esigenze rituali. Lo dice uno che ha molto rispetto dei riti, i riti sono importanti per tutte le comunità, compresi quelle del ricordo, e c'è da lamentarsi quando qualche cosa viene dimenticata. Però qui c'è bisogno di qualcosa in più e c'è la possibilità di andare oltre la ricorrenza pur importante di carattere rituale e pensare al futuro della politica tenendo conto di qualche insegnamento. C'è un tentativo abbastanza diffuso di mettere da parte tutto la rimozione il cancellamento, il prato, il prato verde perché l'erba è stata tagliata, ma a volte si buttano a mare anche inconsapevolmente. Storie che hanno formato invece una cultura politica che meriterebbero di essere con i dovuti aggiornamenti però riproposte, non considerate come una sorta di fardello del quale liberarsi con fastidio. Io penso che figure come quella di Dossetti o come quella di Gramsci. Per fare un altro riferimento, di persone messe in discussione, non capisco perché, invece, debbano essere riproposte con il coraggio del caso. La festa questo coraggio l'ha avuto. Pierluigi Castagnetti, Ma, tante cose sono già state dette. Io vorrei aggiungere questa riflessione. Questo centenario. È molto importante, lo voglio dire soprattutto alla maggior parte dei presenti, sono reggiani, per noi reggiani, perché stiamo ricordando sicuramente una delle figure più importanti del nostro Paese, non solo della storia della Repubblica, ma anche delle vicende della Chiesa, ma stasera parliamo solo del Dossetti politico. Guardate, Dossetti è rimasto in politica sette anni, eh? ha creato tutta questa discussione. Che continua ancora oggi, sette anni quindi è stata una presenza molto molto intensa. E un maestro, insomma, no? per definirlo con le parole di, 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 di Nilde Iotti nel dibattito del 94 a Monteveglio. Ma lo voglio dire ai, ai, ai miei concittadini: insomma, che se Prampolini è stata la più, grossa, la più grande figura della nostra città, Prima della prima guerra mondiale Dossetti è stato sicuramente la più grande figura della nostra città, eh, e non solo, ripeto, della nostra città, nel, eh, dopo la seconda guerra mondiale. Di questo dobbiamo essere convinti perché eh, io credo che questa città debba tributarglielo, questo riconoscimento. Eh, ho visto che l'università ha deciso di in, intitolargli la, la sede reggiana. Eh, mi pare che sia una decisione assolutamente apprezzabile, ma credo che dobbiamo ehm, fare altro perché questo è veramente uno dei, dei figli più importanti di questa terra. Ma vorrei richiamare a me stesso eh, l'importanza nella storia del nostro Paese, il Dossetti è importante nella storia del nostro Paese. Cerco di elencare due o tre cose. Primo, noi siamo in una repubblica. Adesso è facile dire la scelta del 2 giugno 1946. Il partito di maggioranza relativa di quel tempo, la democrazia cristiana, aveva un segretario della, statuta, della statura di Alcide De Gasperi che per ragioni politiche aveva deciso di non scegliere, non ha dato indicazioni. Il più grande partito italiano. Dossetti sceglie e non è che si limita a fare un lancio di agenzia, fa la campagna elettorale, soprattutto nelle parti più difficili del paese, qua al nord, nelle parti più conservatrici, nel Veneto passerà moltissimo tempo e la Repubblica prevale perché all'interno della più grande forza politica del paese c'è stato il vice segretario che ha fatto questa scelta e ha trascinato per quanto era nelle sue possibilità parti decisive, decisive dell'elettorato democristiano. Quindi la scelta della Repubblica non gli viene mai riconosciuto e secondo la Costituzione, quando parliamo della Costituzione siamo soliti parlare soprattutto dei principi fondamentali. Se i principi fondamentali sono tali, cioè se ci sono 12 articoli e non c'è una bella dichiarazione di intenti, un preambolo, alla lo dobbiamo alla cocciutaggine di Dossetti. Perché era così difficile l'impresa. Di trovare un'intesa sui principi, allora non si parlava di valori non negoziabili, ma era complicato anche allora affrontare il tema dei principi, come facciamo a affrontare il tema dei principi? Ci hanno provato e poi a un certo momento si sono spaventati, ma è meglio che facciamo un preambolo politico alla Costituzione. Ed Ossetti si è intestardito. No. Dobbiamo scrivere degli articoli, degli articoli che orientino il resto del testo, che siano immodificabili e che in un qualche modo diano un senso anche alla rigidità della nostra Costituzione per l'altra la, parte. E questo è dovuto a Dossetti. Però una volta deciso di, fare, di scrivere i principi fondamentali, si trattava poi di passare al testo. L'impresa si è rivelata ardua. Nel novembre del 1946 c'è l'impasse e la paura, lo smarrimento. L'assemblea era divisa esattamente come una mela. Sembrava che non si andasse avanti. Dossetti presenta un ordine del giorno. Nel novembre del 1946 che deposita la presidenza come una minaccia, non lo fa mettere ai voti e dice: Guardate, eh, cari colleghi, vediamo se ne saltiamo fuori. Facciamo parlare uno per parte. Si fronteggiavano due parti fondamentalmente, i cattolici e i laico-marxisti, le due. Persone che sono più esposte su questo tema erano la Pira e l'Elio Basso. Chiediamo alla Pira e l'Elio Basso di farci una relazione per dirci come vedrebbero loro l'impianto della Costituzione e in particolare dei principi fondamentali. Questi due interventi ci saranno. Alla fine sbarrimento ulteriore, perché sembrava proprio che non se ne saltasse fuori le divisioni che si erano rivelate prima si confermano, anzi vengono esaltate. Dossetti ha ancora l'arma dell'ordine eh, dell del giorno da mettere ai voti, che era un ordine del giorno dove era scritto in maniera eh, molto efficace, diciamo pure la scritta la filosofia personalista che lui voleva imprimere alla Costituzione. Ma non lo mette ai voti perché non vuole passare attraverso una spaccatura. E lì è una minaccia. E fa un appello, eh, un appello disperato e autorevole nello stesso tempo, ai colleghi, invitando ognuno al senso di responsabilità e a, manifestando la sua incredulità, noi che siamo passati, noi che abbiamo combattuto, noi che abbiamo perso nelle nostre eh, montagne, nella lotta partigiana, tanti compagni di lotta, noi che abbiamo. Beh, è possibile che abbiamo combattuto il nemico esso, e adesso che abbiamo la parola non siamo in grado di dire cosa vogliamo. E comincia così. E si incontra lui e Togliatti e si mettono d'accordo di non scrivere dei principi con la matita del cattolico o con la matita del marxista. Ci mettiamo d'accordo che non scriviamo quello che pensiamo. Fino in fondo ognuno di noi due, delle nostre due posizioni, e cerchiamo di trovare l'intesa. C'è eh, il racconto di un aneddoto molto eh, bello eh, che spiega tutto. Un sacerdote di Bologna, eh, ormai va ripetendo questa eh, sua esperienza, di aver accompagnato un giorno in macchina da Bologna a Firenze eh, Dossetti e la Pira. E in quell'occasione Dossetti ricorda alla Pira Dossetti era già monaco ovviamente ricorda alla Pira quel suo incontro con Togliatti in un bar in fondo a via del Corso eh, vicino a Piazza del Popolo e c'era da, 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 da decidere la cifra, diremmo oggi, della costituzione, l'impronta. E a un certo momento i due. Eh, si annusano e si provocano a vicenda. Ma lei che cosa metterebbe? Ma lei che cosa invece penserebbe? E a un certo momento rompe gli indugi Dossetti e dice: Io metterei il tema del lavoro. Dossetti e eh, Togliatti replica: Ma lei lo fa per compiacermi? No. Io non lo faccio per compiacerle, allora si trattavano in lei eh, i parlamentari, lo faccio perché ne sono convinto. Io so che lei ne è convinto, ma per altre ragioni dalle mie. Per la sua storia, eh, per i suoi insediamenti sociali, per la sua esperienza. Togliatti aveva proposto di chiamare, di mettere l'articolo 1 lo stesso testo della, della Costituzione sovietica, no? la Repubblica eh, di lavoratori. E, e, e Dossetti gli dice, no, io penso che il lavoro sia il mezzo attraverso il quale l'individuo diventa una persona, l'uomo acquista la sua dignità. Senza il lavoro l'uomo non ha la dignità, non è una persona. È un ragionamento tutto diverso dal suo, ma mi interessa il risultato. E quello diventerà il metodo del lavoro all'Assemblea Costituente. Rispettarsi nelle diversità, ma lavorare guardando avanti, guardando al futuro, costruire insieme degli approdi. Ecco, se io potessi fare un, un qualche aggancio per il Partito Democratico, questo dovrebbe essere il metodo. Rispe conoscere e rispettare le diversità di partenza, ma lavorare per degli approdi comuni, inventare. Melloni in un'altra occasione ha detto che è stato un grande produttore di cultura, Dossetti. Non era solo uno che leggeva libri e cercava di capire gli altri che cosa stessero facendo. Inventava, produceva cultura e in questo consiste la sua grandezza. E in questo consiste anche, a mio avviso, quell'esercizio di responsabilità di cristiano che lui aveva e che agiva anche nei confronti della sua Chiesa rispetto alla quale era eh, ubbidiente, e però si è esercitato su un terreno su cui la Chiesa non aveva prodotto pensiero. E a un certo momento i cattolici hanno dovuto, come dire, prendere atto che, che questa produzione di pensiero che ha dato vita a questa, alla, alla nostra Costituzione ha riempito quel vuoto. Ed è diventato magistero culturale, magistero culturale. Benito Dossetti aveva questa straordinaria capacità di, di vedere avanti, di antevedere. Eh, il Cardinal Martini, che ricordiamo ancora eh, un'altra volta, eh, lo aveva definito profeta del nostro tempo, aveva questa capacità di intuire, di leggere i tempi. Dossetti ha sempre insistito, quando incontrava dei giovani che si accingevano alla politica, li esortava a leggere la storia, a studiare la storia. Ai suoi monaci, ai monaci ha chiesto di avere sul comodino la Bibbia e un libro di storia, perché la storia è il luogo in cui si manifesta la presenza di Dio e quindi è importante capire quali sono le tendenze. E Dossetti aveva questa capacità il ritorno nel 1994 quando c'era Berlusconi. Dossetti aveva colto in quella primissima esperienza del berlusconismo non solo il rischio di un'insidia alla, eh, eh, alla Costituzione, in particolare gli era preoccupato sul, dal tema dell'unità del Paese perché questo lo assillava veramente. Ma aveva questa capacità di cogliere i germi culturali di patologie che si trasformano poi in patologie politiche, al, poi ingovernabili. Nella introduzione alle querce di Montessore dirà che questa è stata la responsabilità dei cristiani, di non avere capito sin dall'inizio, di non avere individuato i germi patologici terribili poi, sul piano storico come abbiamo visto che erano insiti nel fascismo e aveva questa, io credo che nel 94 abbia deciso di eh, scendere in città come per usare l'immagine che aveva usato lui nella lettera a Vitali come, come i monaci che nei momenti delle catastrofi scendono in città perché aveva capito che si stavano insinuando nel corpo del paese questi germi e ahimè, è verissimo ed è confermato che si sono insidiati. E, e, è, e non è da tutti avere questa intelligenza, eh, di antevedere il futuro, le conseguenze, di capire. In questo senso, io penso che parliamo di un uomo uh, di, di una statura, di una grandezza, insomma, ecco, che gli deve essere riconosciuta. E l'ultima cosa, vedete. Lui ha costruito poi una famiglia religiosa molto importante che è, diventata, è diventato il luogo del suo impegno per decenni e ha insediato alcune isole della sua famiglia religiosa a destra e a sinistra del Giordano. E lui definiva il Giordano la bocca verso l'Oriente la bocca del mondo verso l'Oriente. Dossetti aveva questa intuizione che il futuro sarebbe stato lì, ci avrebbe portato lì e che l'Occidente non era e non è pronto e non fa niente per prepararsi. E questa era una delle ragioni di assillo molto importanti. Aveva intuito, poi abbiamo visto, lui ha avuto modo di assistere alla prima guerra del Golfo, ha assunto delle posizioni molto dure, che saremmo arrivati, ed è stato teorizzato, a uno scontro di civiltà per l'impossibilità presunta di convivenza fra l'Occidente e l'Oriente, cioè fra i cristiani e i musulmani. E le sue esperienze di comunità monastiche alla destra e alla sinistra del Giordano vogliono semplicemente dimostrare che questo assunto è un assunto pazzesco per l'umanità. Vogliono dimostrare, e sono comunità di monaci, che è possibile, che è necessario costruire le condizioni di una convivenza. Se noi vogliamo bene a noi stessi e abbiamo una qualche idea del futuro che ci attende. Rosy Bindi, sì, io faccio solo alcune sottolineature perché. Figura è stata diciamo, ampiamente delineata da, da, dagli interventi precedenti, anche se Dossetti è da studiare, da capire, da leggere e da rileggere, perché è una grande personalità con una grande profondità. Ma io vorrei fare solo, solo alcune sottolineature. La prima è Richiamarci all'attenzione di un, secondo me, di un fatto straordinario. Lui è stato, Bossetti è stato al tempo stesso protagonista della Costituzione italiana e del Concilio Vaticano II. Eh, due riferimenti fondamentali per la vita dell'Italia, per la vita della Chiesa. E, Potremmo anche dire per la possibilità di un dialogo e, e di una compenetrazione tra le funzioni, la missione della, dello Stato, della comunità politica, della comunità sociale e della, della comunità ecclesiale. Eh, non a caso, questi due punti di riferimento fondamentali della nostra vita sono stati e sono tuttora oggetto di una sorta di non solo di cambiamento, ma di revisionismo strisciante che annacqua spesso nella vita dei cittadini italiani, e anche nella vita dei credenti di questo paese, quella radicalità di appartenenza alla quale invece eh, Lossetti ha dedicato tanta energia. E quando nel 94 scende in città, come diceva Pierluigi, ha parole molto, molto radicali, molto dure, molto profonde, con, la quale, con le quali ci aiuta a leggere la crisi della società, la crisi culturale, morale della società italiana. E anche a indicare i pericoli che stiamo vivendo della disgregazione e dell'attacco dell alla Costituzione, ma non ha parole pur nella diciamo nel, nell obbedienza fondamentale alla sua Chiesa, non ha parole meno profonde, meno radicali e meno forti nei confronti della comunità cristiana e dei cristiani nella vita del paese in quel momento. Faccio questa sottolineatura perché secondo me il segreto di questa figura così straordinaria, di questa persona così straordinaria, sta in questa sua straordinaria capacità di tenere legata la dimensione spirituale, usiamo questo termine che ci accomuna tutti. Se fossimo in un contesto cristiano direi la radicalità della sua fede, ma parliamo pure di questa profonda, radicata in lui dimensione spirituale, e la capacità di leggere la storia e di intervenire nella storia con la forza de del cambiamento che la politica deve avere. È tanto vero questo che io penso che Dossetti lasci la politica a un certo punto, non, non, non solo e non tanto come qualcuno dice perché non andava d'accordo con De Gasperi, che poi è vero, che tra di loro ci fosse una, eh, una, una dialettica molto, molto forte dentro il partito della democrazia cristiana, e ci sono lettere molto belle anche di De Gasperi. E non solo di Dossetti a De Gasperi, nelle quali De Gasperi denuncia questa sorta di incomunicabilità tra i due che, che, che li fa soffrire entrambi. Io mi sono sempre chiesta se tra di loro si fossero capiti se non fosse stata diversa la storia de, della democrazia cristiana nel nostro paese, quella che è seguita dopo, non quella di prima, perché quella di prima, pur nella dialettica, come dire, hanno costruito e lavorato. <coughs> in maniera assolutamente straordinaria, ma la fase della decadenza che incomincia molto prima rispetto a quella che noi abbiamo conosciuto, chissà che non abbia avuto origine anche dal fatto che tra i due non c'era quella, quella intesa che avrebbe potuto dar vita ad un partito con una sintesi ben più forte all'interno delle sue anime e anche della sua missione. Ma io non credo che il motivo vero per il quale lui lascia la, la politica sia questo, è che ritengo che fosse così consapevole, così lungimirante nel vedere soprattutto la crisi culturale e morale dell'Occidente, molto prima che ce ne accorgessimo noi, che ritiene che la politica non, 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 non ce la può fare se non c'è un ritorno. Alla radice della spiritualità, della fede, dei principi, dei valori, non, non usiamo il termine che ci è più, che nel nostro lessico, nel nostro vocabolario ci richiama di più alla profondità della comprensione dei problemi del paese, ma anche alla radicalità di intervenire nella loro soluzione. La scelta prima anche se. Come prete, anche se aveva molte difficoltà ad accettare di farlo perché lui aveva fatto la resistenza, aveva combattuto e sapeva bene che cosa voleva dire essere arrivati a, ad usare anche, anche la violenza per, per riconquistare la libertà di un paese. Ma prima, da prete, tutta l'esperienza del concilio e poi da monaco, io penso che. Tossetti abbia scelto questa strada proprio perché era consapevole che la politica non ce l'avrebbe potuta fare da sola a risolvere la crisi profonda che, nonostante noi fossimo in quel momento un paese che cresceva, una democrazia che si stava costruendo, ma l'attacco la, diciamo, alle radici fondamentali quelle più importanti della nostra convivenza era già iniziato e già cominciato. Perché noi siamo abituati a confrontarci con il Dossetti, che, che è capace di unirci anche oggi, ma c'è forse un profilo di Dossetti che, con il quale il Partito Democratico credo che dovrebbe confrontarsi, non solo quello. Del metodo costituzionale, del primo articolo della Costituzione, dell'articolo due della Costituzione, del senso della laicità dello Stato e dei rapporti con, tra Stato e Chiesa così ben delineati nell'articolo 7 e nell'articolo 8, l'articolo 11 del ripudio della guerra. In altre parole, quel Dossetti che è diventato poi non solo quel profumo che diceva Melloni, ma un'offesa. No? Dare dei Dossettiani è diventato a un certo punto un'offesa, perché eh, era come descrivere quella componente del mondo cattolico che aveva ceduto in qualche modo. Perché ci sono quelli che cedono al liberismo, ma per alcuni ci sono stati anche quelli che hanno ceduto alla sinistra, che in qualche modo avevano questo. Era una bella compagnia quella comunità del Porcellino nella quale pensavano la Costituzione con la Pira e quant'altro. Ma c'è il Dossetti. Che, che muove una critica profonda alla società nel momento in cui si introducono gli istituti del divorzio, dell'aborto. Il Dossetti che ritorna in campo nel 1994 è il Dossetti che difende la Costituzione, ma che difende anche l'integrità di alcuni valori e l'integrità della dignità della persona e della vita. Perché richiamo questo? Perché siccome io penso come Pierluigi che il suo metodo che ha usato in Costituzione dovrebbe essere sicuramente diciamo, la cifra del Partito Democratico, se no io non capisco perché ci siamo messi insieme. Insomma, no? Ciascuno di noi aveva un percorso, se ci siamo uniti è perché dalle nostre radici abbiamo individuato un percorso comune per il futuro. Ma non tagliamo fuori da questa fatica di confronto tra di noi gli argomenti scomodi, quelli che ci fanno registrare punti di partenza, non, diciamo, quali non siamo naturalmente uniti e naturalmente dialoganti. Perché il Dossetti della difesa della Costituzione. È il Dossetti di una critica culturale al Berlusconismo e a, anche alla degenerazione della, della cultura della sinistra nel nostro paese, che eh, diventa scomodo, scomodo per ciascuno di noi. Perché ritorna e scende da, dal, da, 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 dal, dal monastero dopo lunghi anni, nei quali questa sua consapevolezza della crisi della società dell'Occidente e anche da questo il dialogo con le altre religioni, con le altre società, con le altre civiltà, con le altre culture, il cruccio delle grandi religioni dell'Occidente dell'Oriente nei quali noi non riusciamo a penetrare, perché come ha piantato le comunità a destra e a sinistra del Giordano ha tenuto sua nipote anni in Cina. Con una riserva di eucaristia, nel, 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 proprio nell'interesse e con la funzione di, di evangelizzare, di aprire un dialogo e un confronto con una civiltà forse la più lontana, ecco si stesso per l'India e quant'altro. Ecco questa sua consapevolezza che lo ha portato alla radicalità del monachesimo. Poi, quando torna, la riporta tutta. E come dire, Dossetti è un personaggio scomodo, lo era per i democristiani da allora, lo è stato per la Chiesa del, del, che elaborava il Concilio, lo è stato nel 94. Non è stato solo da come dire, noi ci siamo, abbiamo capito quanto sia stato fondamentale. Il suo impegno per la difesa della Costituzione perché ha risvegliato le nostre coscienze. Nessuno di noi si, è accorto, si era accorto davvero del pericolo che stavamo correndo. Lui ha risvegliato le nostre coscienze, ma il risveglio che ha portato alla coscienza di tutti i cittadini italiani, ma in maniera particolare, voglio dire, dei cattolici. E di quei cattolici che hanno fatto la scelta di dialogare con una certa parte culturale e politica del nostro Paese, non è stato soltanto di aiuto per la nostra battaglia perché ha risvegliato la nostra coscienza, ma resta anche in quel messaggio, in quegli ultimi discorsi raccolti nel libro Il Silenzio e la Parola, molto scomode anche per le nostre certezze e anche per i nostri cedimenti alla crisi. Culturale e morale della nostra società. Perché sottolineo questo aspetto? Perché la sintesi dentro il PD non la si trova con accordi di convenienza o di potere. E scegliendo la parte che da questo punto di vista rende più facile il percorso. Il fondamento di un partito pluralista si ritrova e si costruisce se si ha la forza di andare a toccare il confronto nelle parti più scomode tra di noi. Perché altrimenti come dire, si trovano sintesi che al primo vento cadono e alla prima pioggia crollano. Noi invece abbiamo bisogno di una sintesi solida come quella della Costituzione e come quella del Concilio. Perché non soltanto abbiamo bisogno di costruirci noi, ma io penso abbiamo bisogno di offrire un elemento di unità al Paese, che in questo momento è ciò che manca di più. Perché quando un Paese non si riconosce più nella sua carta fondamentale, nei, suoi, nei valori fondamentali, nei principi fondamentali di quella carta, manca, finisce per mancare di elementi di unità. Noi dobbiamo portarli, ma se abbiamo fatto la fatica di fare una sintesi al nostro interno. Noi abbiamo sforato, però io vorrei mantenere il proposito iniziale. Vi chiedo, io farò delle domande, mh, volevo fare una domanda a ciascuno di voi, eh, però voi vi impegnate a fare delle risposte molto sintetiche. No, vabbè. A Alberto Melloni, che è uno storico della Chiesa, volevo fare una domanda. Ma secondo te quanto mh, è vero, cioè quanto di originalità ha dato... I dosettiani alla cultura dei cattolici democratici. È vero che secondo te sarebbe stata una storia diversa ed è una delle componenti fondamentali che hanno portato così tanti cattolici ad esempio a scegliere la sinistra, non c'è nessun paese nell'Europa mediterranea, negli stati a prevalenza cattolica in cui sociologicamente e politicamente ci sia una presenza nelle forze di sinistra così numerosa. Spagna, in Grecia, sono quasi tutti a destra. Non, non so se ho capito la domanda, però dato che devo essere breve, rispondo per dire che non sono d'accordo con una cosa che ha detto la Bindi. E forse risponde anche a quello che è la, è, la, è la domanda. Perché la cosa che diceva prima la, la, la Presidente Bindi sul, la, sul fatto che la, la politica da sola non ce la fa, c'è bisogno di. E' una cosa che per Dossetti, se non ho capito male le, le, le cose che ha scritto, funziona praticamente al contrario, cioè è quando la Chiesa viene meno alla sua vocazione fondamentale che è quella di riuscire a costituire un'esperienza di fede solida, che proprio perché fatta così è capace di leggere i segni dei tempi e allora che partecipa alla crisi del paese. E anzi, non solo ne partecipa, ma la produce. Quando nel 51 lui dice non a Rossena, a Milano. Una delle ragioni è, no, un, un discorso che lui impernia sul tema della catastroficità della situazione politica e della criticità della situazione ecclesiale, il è proprio quello che la Chiesa non è in grado di rispondere a quello che è stato il grande cambio della fine della seconda guerra mondiale. Sarà la stessa cosa della battaglia costituzionale. Del 94-96, dove il problema non è tanto quello che il, il Berlusconismo contamina la società, questo ce l'avano quasi tutti, onestamente, ma è quello che la deficienza della Chiesa nei confronti di quello che è il fenomeno eh, della destra al potere allora rappresenta, eh, rappresenta un tradimento troppo grande e troppo forte. Rispetto a quella che è stata la storia del cattolicesimo politico eh, eh, italiano, Dossetti rappresenta per quello che capisco io è un non è semplicemente un'occasione un, un, un mancata, una cosa che avrebbe potuto andare meglio, la sintesi con De Gasperi o cose di questo genere. Rappresenta, Lui lo diceva con la parola utopia, rappresenta la forza di una partecipazione, la il sentire tutto il peso di una responsabilità singola e collettiva rispetto al destino democratico. Quello che noi vediamo oggi in molte società, eh, sia in Occidente che in, che in Oriente, qual è? È quello che le chiese, da un lato, le fedi, usano eh, lo strumento della paura per posizionarsi. Il cardinale Dolan che va alla convention repubblicana, eh, eh, quello che accade all'interno del movimento battista, quello che accade nelle chiese con quest'idea che ci siano soltanto due o tre principi non negoziabili e poi sul resto si negozia su tutto. Su tutto. E la reazione a questo, l'idea è che la partecipazione della comunità cristiana in una società che era pluralista e lo è sempre di più, è una partecipazione che è capace di costruire dal di dentro un processo di unità. Che è capace di costruire dal di dentro un processo di fraternità, perché questo è il senso stesso dell'annuncio cristiano. Non è semplicemente quello di dare bocchefordianamente il fondamento etico allo Stato che non, che non ce l'ha, ma è quello di dare alla vocazione cristiana all'orizzonte che è proprio, perché se non è questo, non è la fede cristiana, è una specie di surrogato cristianista dell'ideologia della razione che in Europa è stato visto tante volte. Sergio Cofferati, Berlusconi non c'è più e quindi tutto quel movimento di opposizione integrale che si è aperto, è stato a sinistra al centrosinistra, sinistra il PD non, adesso diciamo, non, non è attuale ma noi ce li abbiamo gli anticorpi per difendere la Costituzione oppure questi vent'anni eh, ci hanno portato anche noi diciamo, hanno in, ci hanno fatto interiorizzare degli elementi dei paradigmi della destra anche sul piano della Costituzione, non pensi che Dossetti avesse già avvertito che nelle nel nostre menti, nelle nostre riflessioni, nei nostri sentimenti avevamo ceduto a quell'impianto? Che Berlusconi non c'è più è la notizia di questa sera, non è un po' che non lo vedo in giro, ne sarei molto contento. Eh, però restano i sedimenti del Berlusconesimo. Secondo me Dossetti aveva avvertito un processo degenerativo che veniva da lontano e che quella fase di crisi della politica e soprattutto poi il governo di centrodestra stavano accentuando. In fondo la Lega da un lato, Forza Italia dall'altro, nascono eh, la Lega in misura prevalente, Forza Italia con un contributo molto forte, con il voto di persone che rifiutano il modello della rappresentanza precedente. Però non c'è soltanto la forma della rappresentanza, ci sono le idee, ci sono i valori e secondo me Dossetti, dalle cose che disse e dal comportamento che tenne, aveva avvertito che il pericolo era molto alto perché erano in campo soggetti che potevano dare in forma compiuta anche sfogo alle pulsioni più negative, a quelle più pericolose che però stavano già nella società italiana. Diversamente non ci sarebbe stato, secondo me, il governo di centrodestra del 94. E dunque quel grido d'allarme e quell'azione di contrasto avevano alle spalle un elemento di valutazione diffusa eh, peraltro motivata, perché i cedimenti su alcuni temi furono clamorosi. Su alcuni punti specifici della Costituzione e non, ci fu, non ci fu la resistenza che ci si poteva aspettare al tentativo di metterli in discussione. Penso all'articolo 21, per eh, venire al tuo, al tuo lavoro, alla tua professione. L'aggressione alla libertà di stampa e al diritto alla libera informazione fu virulenta e non sempre contrastata nel modo giusto, almeno inizialmente. Quel pericolo non è superato perché il berlusconesimo ha fatto danni profondi e ci vorrà molto tempo per recuperare questi danni e per ritornare ad una normalità diffusa. Se voi guardate i comportamenti delle persone di oggi arrivate rapidamente a delle conclusioni non confortanti. La caduta verticale dell'idea di solidarietà. Eh, il, il prevalere delle, delle, delle ragioni, della collocazione dei vantaggi, delle condizioni materiali dei singoli rispetto a, a quelle, a quelle de, delle comunità. Il modo con il quale anche le forme associate agiscono dentro le comunità eh, è, è profondamente cambiato e c'è una sorta di atteggiamento critico che è un po' a prescindere dai comportamenti di queste associazioni, sia quelle di carattere Sociale, sia quelle di carattere economico, che è parte delle pulsioni quotidiane di molti cittadini italiani. Tutto ciò può portare non all'applicazione dinamica della Costituzione, ma alla messa in discussione della stessa, che passa non da atti formali, cancello quest'articolo o, o modifico quest'altro, ma dallo svuotamento degli stessi. Può restare l'articolo, salvo poi però avere comportamenti che sono esplicitamente in contrasto col dettato costituzionale. Abbiamo avuto tantissimi esempi, non, non, non ne faccio neanche uno, ma sono conosciuti, dunque io penso che quel pericolo ci sia ancora e che valga davvero la pena di stare molto attenti anche nelle scelte, a volte apparentemente più marginali, più semplici, a non avvallare, a non accreditare o a non lasciare in vita pulsioni negative come quelle che si sono determinate anche dopo le azioni di contrasto degli anni 94-96 Pierluigi eh, hai scritto un articolo sull'unità in risposta a Michele Prospero che aveva detto il PD è un partito particolare perché ci sono i, i cattolici sono gli eredi di Dossetti tu sei certamente un erede, un erede amico eh, di Dossetti, però ti sei ribellato a questa, i, a questa definizione dei cattolici del PD come Dossettiani perché? Mi sono ribellato perché mh, eh, dietro questa affermazione c'è eh, l'attribuzione di, di una minorità e in politica eh, il senso di minorità ha un rilievo piuttosto importante. Come a dire in quell'articolo si diceva che bisogna fare l'alleanza con i moderati di Casini perché insomma come a dire i cattolici poi veri, quelli che riescono a interpretare la pancia del mondo cattolico sono quelli lì, non quelli che abbiamo dentro. Allora a me pare che eh, sia un'operazione culturale molto insidiosa. Paradossalmente è più facile, lo dico al direttore dell'unità che eh, quest'estate ha dato spazio eh, ampio eh, alla commemorazione di De Gasperi, oggi è più facile per chi viene dalla storia della sinistra eh, recuperare, anche se è un'operazione recente, perché io ricordo che eh, è l'operazione del 2004, la prima volta che Uh, 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 la sinistra um, dà un riconoscimento storico a mio avviso adeguato al ruolo di De Gasperi avviene nel 2004 in occasione del 50° anniversario con una pubblicazione curata da Roberto Gualtieri che è allegata proprio all'unità ed è una pubblicazione fatta dall'istituto Gramsci l'istituto da Gramsci solo dieci anni prima aveva edito cinque volumi in cui si continuava ancora a descrivere De Gasperi come, nella migliore delle ipotesi, il continuatore. Sì, anche De... la democrazia cristiana ci ha messo trent'anni per sì, dare sì, sì. il giusto spazio a De Gasperi perché l'aveva ampiamente rinunciato. Insomma, beh, beh, sì, il merito è stato il merito in particolare di Scoppola eh, che ha eh, aiutato, ecco, in particolare la sinistra democristiana, a capire il valore storico. Però oggi, paradossalmente, siccome De Gasperi è quello che ha ricostruito l'Italia, fatto crescere l'Italia, fatto diventare la quinta potenza industriale del mondo eh, l'Oscar della Lira e compagnia bella, è più facile offrire questo tipo di riconoscimento a un cattolico pragmatico importantissimo, secondo me De Gasperi assieme a Giolitti è stato il più grande statista del secolo scorso, non, non c'è dubbio, quindi io non ho nulla da eccepire eh, al riguardo Ecco, mentre invece il contributo di Dossetti è stato soprattutto un contributo di pensiero col quale è più difficile misurarsi e se noi continuiamo a considerarlo comunque un contributo minore eh, noi eh, sbagliamo, non voglio ripetere ragionamenti che ho fatto prima, ma voglio solo parlare di un articolo di cui non si parla mai, l'articolo 10, no? perché Dossetti è stato il relatore dell'articolo 11, quindi sappiamo l'importanza che ha avuto l'articolo 11 nell'articolo 10 Dossetti aveva presentato un emendamento in cui si diceva lo dico a Sergio Cofferati che è parlamentare europeo la comunità internazionale correggimi se sbaglio è una comunità originaria l'Italia riconosce di far parte di questa comunità originaria Così come una comunità originaria è la nazione, così come comunità originaria è il comune, l'ente locale, la comunità internazionale, l'idea, quindi, che le relazioni internazionali non fossero costruite attorno agli strumenti dei patti e delle alleanze, ma bastava riconoscere che quella è una comunità originaria di cui facciamo parte tutti, anche il tema della. Rinuncio della delega di sovranità di cui si discute oggi in Europa sarebbe affrontato in altro modo. Questo per dire che questo ha pensato Dossetti, ha dato dei contributi di pensiero che sono utili anche a uscire dai nodi attorno ai quali ci stiamo attorcigliando oggi. E poi Dossetti è evidente, insomma, è stato portatore, è stato detto tutta sera insomma, di una certa idea piuttosto esigente dell'impegno politico, esigente in tutte le direzioni, a partire da quella dei cristiani, per i quali pretendeva, ma non solo per loro, per tutti i politici, che indossassero gli abiti virtuosi. Non si ha titolo ad essere dirigenti politici se non si è portatori di virtù sul piano personale, prima di tutto. Gli abiti virtuosi sono questi. Quindi è un compagno di strada faticoso, Dossetti, eh, sia chiaro. Però io credo che il Partito Democratico, se deve descrivere la sua alterità, oltre che la sua alternatività politica alla destra, la sua alterità, ecco, debba fare i conti e debba accettare la fatica di misurarsi con il, co il pensiero di Dossetti. Intervento conclusivo, ma quanto, quanto è stata importante quella discesa in città per la nascita allora, nel 95-96, dell'Ulivo che è diciamo, il genitore diretto del PD, essendo il partito dell'Ulivo, o è solo stata indiretta questa spinta? Adesso non vorrei come dire, costringere la figura di Dossetti dentro una storia minore, quindi non perché insomma, non vorrei farlo prigioniero ecco. e da questo punto di vista vorrei non, dire è a Melloni, comunque, non è come no, De Gasperi che è conteso no, da no, tutti no, no, no. vorrei dire a Meloni che io condivido quello che ha detto lui quindi evidentemente non mi sono spiegata cioè, quando io mettevo in evidenza il limite della politica la necessità di tornare alle radici della spiritualità e della fede e che guarda caso il ritorno eh, sono parole forti nei confronti della comunità e della politica ma non sono meno forti nei confronti della chiesa, è esattamente quello che Melloni cercava di dire, mi sarò espresso male ma la dimensione spirituale, la centralità della parola e dell'eucaristia nella vita di Rossetti, è chiaro che prima di tutto sono il rinnovamento della chiesa e attraverso di quella anche il rinnovamento poi della società ma e le parole usate nei confronti della comunità cristiana che si è secolarizzata essa stessa sono molto dure quando appunto ritorna nel 94 ma non, 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 non so non, cioè non, io almeno i colloqui che ho avuto con lui in quel periodo che poi ho avuto solo, solo in quel periodo là perché il, il Dossetti che incontro io per la prima volta è il Dossetti che spiega la parola di Dio a Monteveglio. E, e poi dopo, quando, quando abbiamo avuto la possibilità anche di, di, di parlare di attualità o altro, io non, non lo iscriverei. A un, io personalmente non so se sbaglio Pierluigi forse c'ha qualche. Io non lo iscriverei al, al fondatore dell'Ulivo. Sei d'accordo con me? Perché non ci dimentichiamo che quella cosa che dicevo all'inizio cioè, No, attenti, ma io non volevo banalizzarlo. No, 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 no per me, cioè voglio dire, è se è può. per noi, per, noi che, per cui lui ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di riferimento fondamentale anche per la sua comunità monastica, è chiaro che il pensiero, la vita di Dossetti, dalla sua formazione alla la Costituzione, la vita politica. Il suo straordinario discorso nel 1951 al congresso dei giuristi cattolici, dove invita i cattolici a non avere paura dello Stato, ma a cimentarsi pienamente nel, nel, nelle responsabilità istituzionali, e, e, e al tempo stesso quando delinea la, la funzione dello Stato, come, cioè la missione dello Stato è la felicità dei cittadini, della quale qualcuno oggi rabbrividisce a sentire dire queste cose. Ma e poi il Concilio, e poi la, per, cioè, per noi il suo ritorno nel 94, per noi è e resta chiaramente un maestro anche per le scelte politiche che abbiamo fatto. Dover dire che lui ha orientato in qualche modo questo non mi sentirei di dirlo. Ecco perché eh, io penso che. Eh, la sua anche radicalità nei confronti di alcuni valori e principi eh, cogliesse quanto difficile e complicato sarebbe stato questo progetto. <ride> Quindi, io da questo punto di vista, non mi sento di, di stringerlo, diciamo, in questa storia che è, <ride> che è stata la nostra. Mentre anch'io vorrei sottolineare il fatto che siccome c'è un Pantheon, siccome ci sono sempre dei punti di riferimento. Insomma, io, io vorrei che questo partito fosse davvero capace di, diciamo così, prima di tutto di stare attenti a, a, a qualunque segno, qualunque seme di cultura politica che, che cresce nell'oggi, perché io vorrei che questo fosse un, un partito con grandi radici, ma anche con, con, grandi, con grandi frutti, grandi rami nel mondo di oggi. Vorrei che fosse grande e accogliente nei confronti di tutti gli uccellini che passano e che magari sono in migrazione da una parte all'altra, cosa che forse ci manca di più, questa apertura, questa attenzione a quello che si sta muovendo nel mondo però per quanto riguarda le sue radici io ve lo confesso quando entro dentro una sede del PD e non ci trovo tutti ma ci trovo solo alcuni e ci trovo solo alcune fotografie e non ce ne trovo altre io soffro un po' me lo dico con molta... Cioè non, non, non credo che si possa... No, si possa capire fino in fondo la portata de la, del nostro compito in questo momento della vita del Paese se non sappiamo davvero fare sintesi dei nostri padri, dei nostri maestri, come li vogliamo chiamare, che, che sono davvero tutti. Io, io penso di essere carente nella conoscenza di alcune biografie sicuramente, ma... Ma penso a una grande carenza nei confronti di, di, della conoscenza e della condivisione di questo all'interno del Partito Democratico. Perché il ritorno a ripetere, pareva lo dicesse anche Pierluigi, o noi facciamo una, una sintesi culturale prima di tutto tra di noi, o non, non riusciremo ad essere quell'elemento unitivo del Paese che ci ha richiesto di essere in questo momento. Bene, grazie a tutti voi, buona serata.